Vocazione. Quindi passano nome. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Lanotte. Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Ci siamo con il numero legale. Allora, abbiamo il numero legale, ripeto, secondo convocazione, mozione articolo 58, a firma dei consiglieri Tutino, Laddaca, Lancia, Benassi, Cofano, avente ad oggetto delocalizzazione autodemolitori. Su quest'atto è stata già fatta la discussione, dichiarazione di voto, quindi va direttamente in votazione. Allora, nomino quali scrutatori di questa seduta e seconda convocazione, i consiglieri Caccamo, Cofano, Lenci. I suddetti consiglieri sono precati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora. Siamo? Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi l'atto è approvato con 18 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Quindi qui termina, diciamo, consiglio, la prima parte del consiglio come seconda convocazione. Allora, procediamo all'appello per la prima convocazione. Belisario, Benassi, Caccamo. Caccamo si è allontanata. Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano presente, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Quindi ci stanno. Ok, è solo Caccamo che si è allontanata. Cucchia di 4-6 più presidente. Ci sono il numero legale. 18 consiglieri, è arrivato anche il consigliere Matonno. Sì, abbiamo segnato. E 18 consiglieri presenti, quindi possiamo aprire il consiglio in prima convocazione. Allora, scusate. I primi quattro punti l'ordine del giorno sono interrogazioni alle quali deve rispondere l'assessore Morgia, che sta arrivando, e io direi comunque di, diciamo, anticipare, possiamo affrontare, visto l'assessore Silvia Natali è anche presente, affrontiamo
il punto numero 5, programmazione e attività centri sportivi del municipio, definiamo questo punto e poi riprendiamo con le interrogazioni. Va bene? Sì. Allora, punto numero 5, proposta di deliberazione avente ad oggetto programmazione attività centri sportivi del municipio, triennalità 2015-2018. Faccio presente che è stato presentato un emendamento soppressivo riguardo a questa delibera, adesso sarà fotocopiato e distribuito, quindi poi dopo la discussione generale affronteremo questo emendamento che sopprime, ve lo leggo intanto, nelle premesse sopprime nel punto che dice che durante il triennio di affidamento 2015-2018, ove si verificasse l'adozione del nuovo regolamento capitolino comprendente l'adeguamento delle quote di concessione, si procederà ad integrare o modificare la concessione in essere. Questo è l'emendamento soppressivo che è stato firmato a firma i consiglieri Guiotta, Lancia, Villa, Ciancio, Caccamo e altri. Quindi poi, quando sarà il momento, affronteremo questo emendamento. Allora, chi è che presenta l'atto? Presente la Commissione, Marco Poli, prego. Naturalmente, scusi un attimo, gli scrutatori sono gli stessi della precedente, va bene? Prego, consigliere Poli. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessori De Simone e Natali. Il provvedimento che oggi è sottoposto alla valutazione del Consiglio chiude... Scusate, per cortesia, il consigliere sta parlando, quindi sarebbe opportuno un pochettino di attenzione, di silenzio, grazie. Prego. Grazie Presidente. Ma chi è che parla qua fuori, scusate? E chiudi la porta fuori. Prego. Sì, dicevo, il provvedimento, la proposta di deliberazione che oggi è sottoposta alle valutazioni del Consiglio chiude, diciamo così, un ciclo di lavori intensi che abbiamo fatto in questo primo scorcio di consigliatura. Allora, quando ci siamo trovati dapprima a proporre alcune innovazioni e quindi costituire di stimolo nei confronti dell'amministrazione centrale, che peraltro ce l'aveva anche sollecitato, rispetto alla modificazione della delibera 263 del 2003 che disciplina con un regolamento la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei centri sportivi dei municipi. Abbiamo anche espresso qui in Consiglio un parere su una proposta di deliberazione delle presidenti delle commissioni consigliari capitoline Baglio, ex presidente, e Celli, formulando un nostro contributo articolato e ben motivato con una serie di approfondimenti perché ciò che attiene l'aggiornamento della materia. Siamo pervenuti dopo una serie innumerevoli di riunioni che abbiamo fatto recependo la traccia che la Giunta ha formulato, quindi per pervenire finalmente a uno schema di deliberazione di iniziativa quindi consigliare per l'emanazione di un nuovo bando per l'affidamento degli impianti sportivi siti nelle palestre scolastiche. La Commissione ha tenuto, e in questo senso voglio dire ci siamo adeguati, a recepire una prima proposta degli uffici, guidati ovviamente dall'assessore, che ha mostrato ovviamente una grandissima sensibilità perché ha consentito alla Commissione di poter lavorare con estrema serenità
consentendoci tutti di poter effettuare quegli approfondimenti che hanno portato ad una unanime orientamento sugli allegati che costituiscono la struttura portante della delibera, in particolare l'allegato C, che contiene e comprende i quattro criteri determinati dalla delibera comunale 263, più il quinto criterio a disposizione del municipio per poter ribadire le proprie specifiche esigenze territoriali. Lavoro che è stato, come dicevo, lungo, laborioso, secondo chi vi parla molto ben fatto, perché i contributi sono stati di tutti i commissari che hanno partecipato ai lavori della commissione e delle due ultime commissioni congiunte che sono state organizzate, quindi dalla commissione sport e dalla commissione scuola. Che dire, nello specifico la commissione è entrata, quindi riprendendo come dicevo il filo conduttore della giunta, entrando nello specifico di ogni criterio, rideterminando i punteggi massimi da attribuire ad ognuno di questi e individuando dei sottocriteri, ciò per rendere anzitutto il lavoro della commissione tecnica, che sarà commissione o commissioni tecniche che saranno incaricate della valutazione delle domande, di poter avere una discrezionalità più contenuta e secondo di poter rimettere in linea alcune criticità che nel corso dei nostri lavori avevamo evidenziato e cercato di correggere prima con la nostra risoluzione e poi con la delibera che accompagnava il parere, sperando che il nuovo regolamento venisse poi licenziato. Così non è stato, agiamo ai sensi della vecchia delibera, ciò nonostante l'elaborato che è stato prodotto, quindi non solo lo schema di deliberazione di cui poi parleremo, ma dell'allegato C, quindi dei criteri, che specifica ed entra nel merito di ognuno di essi, cercando di contemperare due esigenze. La prima è il preminente interesse pubblico dell'amministrazione, il secondo la pluralità, quindi la possibilità a tutte le realtà associative che da due anni si sono costituite e che non hanno mai potuto partecipare e avere in dotazione gli impianti sportivi municipali per una impossibilità non dovuta a loro volontà. Perché sebbene nell'ex nono municipio più virtuoso, se possiamo dire, il consiglio del municipio aveva proceduto a rinnovare i propri bandi, per quanto riguarda la parte dell'ex decimo municipio, dopo il primo affidamento del 2004, conseguente all'adozione della delibera del consiglio comunale del 2003, ci siamo ritrovati in una serie di proroghe che stanno andando avanti fino adesso. Quindi la preoccupazione è stata quella di non ovviamente penalizzare le associazioni che già sono operanti e quindi voglio dire sulla quale professionalità non abbiamo nulla ovviamente da obiettare, perché chi ha ben lavorato e chi dà un buon servizio ai nostri cittadini è ben accolto. Tuttavia i punteggi, i criteri che sono stati definiti fanno sì che anche le nuove realtà possano affacciarsi e possano partecipare con eguale possibilità di avere le assegnazioni negli spazi disponibili. È stato accolto in maniera particolare, con particolare favore, un indirizzo che la Giunta aveva determinato, ovvero che le domande che le associazioni presenteranno siano corredate in busta chiusa, se lo desiderano, da una proposta di progetto comprensivo di computo metrico, cosa questa che dà all'associazione, quindi alla commissione ha determinato di dare una premialità a quelle associazioni che in maniera virtuosa non si limitano a presentare un preventivo che poi rimane
in molti casi lettera morta, ma un progetto la cui esecutibilità e quindi la cui fattibilità e la cui bontà viene valutato in sede di commissione tecnica dal nostro ufficio tecnico. Quindi si è cercato di migliorare nell'ambito della architettura piuttosto ingessata della 263 i criteri in modo di renderli armonici, il più trasparenti possibile, per quanto voglio dire possiamo aver determinato, e oso dire anche il più chiaro possibile, affinché la commissione tecnica non si trovi nelle condizioni di dover discrezionalmente eventualmente o favorire o danneggiare qualcuno. Mi limiterei a questo, Presidente, perché i lavori sono stati ampiamente seguiti, gli elaborati sono stati dati a tutti i consiglieri, per cui l'articolazione dei criteri è stata estremamente condivisa, per cui non ci sono problemi. Per ciò che attiene lo schema di deliberazione, c'è questo emendamento che lei prima ha descritto, ne parleremo tra qualche istante. Concludo ringraziando ovviamente l'assessore Natale e la Giunta per aver dato una traccia utile e per aver messo nelle condizioni la Commissione e le commissioni in ultima istanza di poter lavorare con estrema serenità, cercando di porre all'attenzione del Consiglio un atto, se vogliamo, innovativo, pur nei limiti imposti dalla 263 del 2003. Grazie. Grazie a lei. Allora, ha chiesto di intervenire l'assessora Silvia Natali. Prego, assessore. Buonasera a tutti. Io ringrazio intanto la Commissione, il Presidente della Commissione, proprio perché condivido il fatto che abbiamo fatto un lavoro insieme e condivido che sin dal primo momento in cui noi come Commissione Sport Capitolina ci siamo riuniti abbiamo poi condiviso l'idea lo scorso anno di procedere per immaginare un nuovo regolamento. In realtà il nuovo regolamento, nonostante io abbia provato a maggio, mi sembra, ho fatto una nota col protocollo per l'assessore Masini quando c'è stato il cambio di assessorati, però in realtà lui non mi ha risposto e il regolamento a quanto pare manca alla Presidente della Commissione Scuola ancora attualmente, quindi le previsioni che quel regolamento sarebbe potuto uscire erano previsioni che ormai non consentivano più a nessuno di poter lasciare una situazione di stallo come quella dell'ex decimo municipio. Io credo che è stato fatto un buon lavoro dalle commissioni. Ritengo che probabilmente l'esame dell'emendamento sia fondamentale, perché avete visto il parere che ho espresso in commissione, lo ribadisco, quell'elemento lì è un elemento che diventa fuorviante, anche perché un nuovo regolamento a noi consentirebbe di mettere comunque in condizione le nuove concessioni e di adeguarle, proprio perché il nuovo regolamento prevederebbe al suo interno prevederebbe l'adeguamento, questo per norma di legge normalmente. Secondo me è fuorviante inserirla adesso, questo lo dico proprio perché andrete ad esaminare il nuovo emendamento. Quello che dico è che è interessante il fatto che le linee proposte dalla Giunta, le linee programmatiche proposte dalla Giunta, quelle dell'inserimento di un progetto tecnico, che il quarto criterio della 263 prevedeva che ci fosse la possibilità a scomputo di poter attivarsi all'interno della scuola e prevedere delle opere. Beh, diciamo che noi come Giunta ci eravamo espressi favorevolmente all'idea di fare un progetto tecnico e voi l'avete in qualche modo reso ancora più fruibile all'interno dello schema punteggi. Quindi io ritengo che c'è un'eccessiva frammentazione in alcuni casi, però secondo me la commissione tecnica in questo caso, nonostante la mole di lavoro che aspetterà durante il periodo estivo e all'inizio, insomma, prima dell'inizio dei centri sportivi, però mi sembra che può andare abbastanza snello il lavoro. Io credo che c'è stato un grosso lavoro di collaborazione, è un buon livello di partecipazione che riapre dopo 12 anni, cioè l'ultimo bando è stato fatto nel 2004, gli affidamenti sono del 2004-2007, quindi va a riaprire. È chiaro che noi ci immaginavamo qualcosa di diverso, ci immaginavamo un centro costi del municipio, ci immaginavamo che in qualche modo potevamo attivare qualcosa di più verso il decentramento. Secondo me quello che si è riuscito a fare con la 263 è sopra le aspettative, cioè inserire a un quarto criterio la possibilità del progetto tecnico e quindi intervenire entro l'anno come inseriremo in avviso pubblico per fare un progetto tecnico, inserire poi la possibilità di andare un po' ad incidere sulle categorie socialmente deboli e su chi pratica sport dal punto di vista agonistico. Insomma,
mi sembra abbastanza completo e abbastanza esaustivo, quindi io credo che possiamo procedere in modo abbastanza veloce all'avviso pubblico. Grazie. Grazie Assessore. Allora, apriamo la discussione generale. Chi vuole intervenire? Per favore. Allora, scusate. Chi vuole intervenire? Consigliere Ciancio, prego. Vabbè, uguale. In ordine alfabetico, consigliere Ciancio, prego. Nel corpo della delibera c'è un refuso di stampa negli allegati. Nel quarto criterio c'è scritto presentazione di progetti di potenziamento e miglioria dell'impianto. Il refuso di stampa è tra parentesi avallato in calce dal dirigente scolastico e non a scomputo. Questo praticamente è un refuso di stampa che va tolto dal corpo della delibera. Bene. Allora, prego consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Naturalmente è d'obbligo in qualità di Presidente della Commissione Scuola fare alcune considerazioni rispetto al lavoro che si è cercato di fare in questi due anni. Naturalmente dicevo consiglieri, è dalla prima commissione che ci siamo interessati al problema che sostengo che i regolamenti ci sono e vanno rispettati. Quindi io plaudo al fatto che siamo arrivati così dopo tanto lavoro a fare un avviso pubblico, ma sarei molto soddisfatto se i regolamenti che ci stanno vanno guardati attentamente, valutati e fatti rispettare, sia dalle associazioni, sia dall'ente che dà in affidamento o in gestione queste fasce orarie delle palestre. Dico questo perché non mi piace sentire nei limiti del regolamento 263, non mi piace perché io l'ho letto attentamente, ho visto il lavoro che hanno fatto nel 2003, proveniva un regolamento dal 95, dopo 8 anni si fa un regolamento, finalmente ci sono tutte le osservazioni una per una di ogni municipio rispetto al regolamento che nasce nel 2003. E questo regolamento è composto essenzialmente, dopo entrerò nel dettaglio in merito all'emendamento, di due elaborati che sono parte integrante del regolamento. Uno è la convenzione tra le tre parti, municipio, preside e associazioni. Quindi non è che noi possiamo inserire qualcosa di nuovo in questo regolamento. L'altro è il disciplinare di incarico, meglio il contratto. Magari aspetto che finisca così un po' di attenzione dell'Aula, grazie. Per favore. Per favore, su. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. Quindi naturalmente la cosa che mi auguro io, a prescindere dal lavoro, dal quinto criterio che abbiamo stabilito, è quello di un controllo in itinere su quello che sono, su quelle che sono le associazioni che gestiscono la cosa pubblica. Io rimango alquanto stupito dal fatto che uno dice non ci sono i termini, magari il regolamento, c'è una cosa da cambiare nel regolamento e che avevamo detto di cambiare, era quello che gli introiti venissero attribuiti ai municipi. Avventurarsi in un regolamento che stravolgeva completamente il tutto è diventato un qualcosa inattuabile e l'abbiamo visto in tutti gli incontri che abbiamo fatto col Campidoglio. Quindi adesso io manderò in qualità di Presidente della Commissione Scuola ad ognuno dei consiglieri la deliberazione, ma con un'attenta, come dire, premura a guardare il contenuto e guardare i tempi,
cosa ci chiedeva questo regolamento per fare l'avviso pubblico. Quali erano i tempi tecnici? 31 marzo, 15 gennaio, io non li voglio ripetere, ma alcune tappe che erano obbligatorie e diversamente potremmo incappare in qualche nodo in itinere. Io mi auguro che, sciogliendo anche il fatto della riserva che abbiamo posto sull'ultimo punto delle premesse, non si possano creare delle situazioni per cui un'associazione che magari non riesce ad avere quello che si è prefissato comincia a porre problemi di legittimità. Ecco perché abbiamo lavorato con cautela e abbiamo chiesto tanta attenzione a quello che si faceva, ed è per questo che discuteremo in seguito in merito all'emendamento che abbiamo chiesto. Naturalmente sul fatto delle giovani associazioni plaudo a questo inserimento, perché non è che se un'associazione nasce da due anni viene meno da due anni viene preclusa, e avrà dei punteggi in più, e questo mi fa piacere, però come è strutturato il tutto, naturalmente l'esperienza, la progettualità e tutto il resto va nella direzione di valorizzare quello che c'è, valorizzare le associazioni che hanno lavorato bene, perché è vero che si tratta di servizi che le associazioni erogano verso l'utenza, servizi che hanno dei costi bassi. Ed è questo l'indirizzo del nostro consiglio, è questa la vera programmazione che bisognava fare entro il 31 marzo di ogni anno, per individuare il programma di massima, per individuare gli sport che naturalmente noi intendiamo per una consigliatura per tre anni promuovere nel territorio. Ecco perché io penso che il regolamento è fatto bene, perché ci sono tutti gli elementi per promuovere una conferenza triennale sullo sport in generale, nelle scuole, per le scuole e per tutti gli utenti che ne hanno bisogno, anche anziani, nel nostro municipio. Io mi auguro che in futuro sapremo lavorare bene su questo settore, dove una situazione che da 12 anni mantiene in essere staticamente alcune posizioni strane, naturalmente non è condivisibile. Proprio per questo fin dall'inizio, in qualità di Presidente, ho sostenuto di andare subito al bando, all'avviso pubblico, proprio per evitare alcune situazioni spiacevoli che nel territorio si delineano complessivamente. Plaudo al lavoro fatto dall'assessore, che anche se mi ha trovato in forte discordia rispetto a tante procedure, e su alcune cose, senza dircelo neppure, abbiamo trovato una quadra abbastanza positiva, e ritengo anche quest'ultimo punto che anche nella commissione di ieri abbiamo riproposto non è casuale, ma è una scelta puntuale e valutata con quattro occhi. Grazie per il lavoro che hanno fatto tutti i consiglieri, e mi scuso naturalmente per il tempo che abbiamo sprecato rispetto a questo avviso, poteva sicuramente maturare prima. Grazie. Grazie a lei. Consigliera Lozzi, prego. Allora, certo, arrivare dopo due anni di consigliatura a votare un bando per l'affidamento delle palestre scolastiche col vecchio regolamento ci fa un pochino rimanere perplessi, perché mi sembra che almeno il primo mese e mezzo, due mesi di questa consigliatura l'abbiamo appunto passato a lavorare sulla proposta di un nuovo regolamento, però a quanto pare in alcuni casi noi siamo molto più attivi e vigili di quanto lo siano
in consiglio comunale. Comunque, va bene, siamo arrivati a una decisione in cui logicamente non era più possibile andare in proroga, perché non si sa se queste proroghe dureranno un anno, due anni, tre anni, non si sa se questo regolamento nuovo uscirà mai, e quindi abbiamo cercato comunque con la commissione di inserire tutto ciò che era possibile inserire per migliorare i criteri del bando e soprattutto per dare un minimo di possibilità anche alle nuove associazioni che volessero partecipare, avere un minimo di prospettiva per poter entrare. Ho sentito l'emendamento che è stato inserito, verrà discusso dopo, però credo che quello sia un punto fondamentale, perché noi ci siamo battuti per avere un nuovo regolamento. Non è detto che questo regolamento ci sarà mai, ma se ci fosse proprio nel corso del triennio e magari con dei vantaggi per il municipio, noi non inserendo quella clausola rischieremo di perdere per quei tre anni dei vantaggi anche economici per il nostro municipio. Siccome una convenzione è un contratto che viene fatto tra le parti, il comune e l'associazione che vince, all'interno ci si può mettere qualsiasi postilla, perché se tu nel bando segnali il fatto che in corso d'opera la convenzione potrà essere modificata e in adeguamento al nuovo regolamento, una volta che uno accetta di partecipare ad un bando con quelle condizioni è preparato, e quindi non vedo il motivo per il quale non si debba lasciare questa dicitura, soprattutto quando la dirigente della WOSEX ci ha garantito che anche in altri bandi così è stato fatto. Io una cosa vorrei però sottolineare: siccome nel corso della preparazione di questo bando alcuni cittadini di Statuario nella commissione controllo e garanzia hanno segnalato alcune irregolarità presunte naturalmente a carico proprio di un'associazione che è in gestione delle palestre in zona Statuario, e non so se questa associazione riparteciperà al bando o meno, ma nel caso in cui dovesse ripartecipare al bando, io mi auguro che gli uffici, visto che questa segnalazione non è stata solo fatta in controllo e garanzia, ma è stata fatta anche ai dirigenti degli uffici competenti, mi auguro che i controlli su queste presunte irregolarità da parte di questa associazione siano verificati prima di fare le nuove assegnazioni delle palestre, perché non vorremmo, come sempre, ritrovarci in situazioni dove le segnalazioni arrivano in tempi utili, ma poi dobbiamo intervenire quando ormai il danno è stato fatto. Quindi solleciterei da questo punto di vista gli uffici WOSEX a dare seguito e verificare se le segnalazioni fatte dai cittadini corrispondano al vero o meno. Grazie. Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io non entrerò molto nel tecnico, perché è stato presentato sia dall'assessore, sia le criticità, e dal Presidente della Commissione tutto il lavoro che è stato fatto su questa nostra proposta. Il problema è che aspettavamo con ansia questo regolamento e abbiamo pensato che fosse un modo per ripartire, perché secondo me approvare un bando con la vecchia legge è come una proroga travestita da bando. Quindi abbiamo cercato di poter inserire, visto che questo regolamento dal comune non ci è arrivato, abbiamo voluto inserire, penso che ognuno di noi ha avuto modo di poterne parlare, discutere e magari poter inserire altre cose, perché il lavoro di commissione è fatto per questo, e quello che è uscito fuori è quello che oggi noi abbiamo davanti agli occhi. Quindi io non, poi parleremo di questo emendamento soppressivo, ma non sono d'accordo, perché abbiamo voluto dare anche un'impronta, e anche penso che sia anche di stimolo per il Comune di Roma, per fargli capire che abbiamo bisogno di un nuovo regolamento, perché il vecchio prevede delle criticità sia per i territori, le scuole, abbiamo parlato anche con i dirigenti scolastici, e quindi questo voglia essere solamente un modo per poter far capire che abbiamo bisogno di strumenti migliori, perché altrimenti non andiamo a bando, ma andiamo con una proroga travestita da bando, che bando non è. Grazie. Chi altro? Consigliera Cerconi, prego. Buongiorno a tutti.
L'intervento sarà molto breve, ho seguito i lavori della Commissione solamente in parte durante le congiunte. Io credo sia stato fatto un buon lavoro soprattutto perché da tantissimo tempo su questo municipio non veniva fatto un bando, perché viene data la possibilità a nuove associazioni di intervenire, di agire con la pubblica amministrazione, e non è solo un vantaggio per le associazioni che entrano in contatto con la pubblica amministrazione, ma è un vantaggio per la pubblica amministrazione perché ci permette di dare un'offerta agli utenti di tutte le fasce d'età, un'offerta diversificata e per questo io credo più corrispondente alle esigenze dei cittadini. L'intervento voleva chiarire un'altra situazione fatta presente dalla consigliera Lozzi. Effettivamente è così, cioè è pervenuta in commissione una segnalazione di inadempimento contrattuale proprio in riferimento al vecchio contratto di concessione che era stato stipulato con la Quintilia e inerente all'utilizzo improprio delle palestre municipali. I cittadini stanno ulteriormente provvedendo ad un esposto formale ai vigili e in questo senso la commissione si è riunita diverse volte, stiamo attendendo l'esito degli uffici perché nell'ultima commissione non erano presenti e ovviamente su sollecitazione della consigliera, ma così come era già stato previsto e così come abbiamo deciso di lavorare in commissione, verificheremo insomma qual è la situazione e se effettivamente ci sono stati degli inadempimenti contrattuali. Allora, non c'ho altri interventi. Consigliere Steritano, prego. Volevo ringraziare... Il signore che sta lì, che sta parlando col consigliere Patrone, mi dispiace, non può stare dentro l'aula. Su, per favore. Ho richiamato tutti, quindi mi corre l'obbligo di richiamare anche... Sì, grazie, non è possibile stare dentro l'aula. Sì, grazie. Presidente, è un po' inutile, sono tre consigliature, glielo diciamo, ma rimane sempre lì. No, per carità di Dio... Detto questo, per cortesia, prego, consigliere Steritano. Sì, grazie Presidente. Signori consiglieri, no, solamente per cogliere l'occasione di che è importante che si parla di sport, di regolamento del Comune di Roma. Io faccio presente che le famiglie del nostro municipio non ci sono campi di calcio. Non c'è sport in questo municipio, come in tutte le periferie. Sarebbe cosa buona e giusta in questo momento di crisi di trovare la possibilità di investire sullo sport, visto e considerato che iniziano le Olimpiadi. Basta pensare a quello che è successo a Tor Vergata, eccetera, eccetera. Però ecco, io ho seguito poco questo argomento, però quel poco che l'ho seguito mi interessava particolarmente tutelare quelle palestre che non hanno mai avuto la possibilità, o meglio quelle associazioni che non hanno mai avuto le possibilità di entrare in una scuola, e spero che con questo nuovo regolamento si possa affrontare. Non so se mi rivolgo al Presidente della Commissione, perché mi sembra un po' strano che l'intervento dell'assessore venga subito dopo del Presidente della Commissione. Magari l'assessore presenta il documento e poi il Presidente della Commissione può fare un intervento, però magari oppure l'assessore, il Presidente fa le conclusioni, però questo è un altro film. La mia preghiera è che, non so se si è visto, magari ce lo dirà in replica l'assessore, prevedere dentro le palestre o dentro le strutture sportive la possibilità di fare delle ATI, nel senso che si mettono più associazioni sportive e o associazioni culturali per usare le palestre, perché dare semplicemente a sempre al solito personaggio di turno che da 35 anni ha 8, 10, 12, 15, 20, 50 palestre nel territorio o nei territori di Roma, non parlo del singolo, parlo di quelli che hanno in questi anni o in maniera subdola, nel senso che mi spiego meglio.
quanti a voi sono andati a chiedere il voto a qualche associazione sportiva? Quante di voi hanno cercato di creare un'associazione sportiva perché poi ci fosse un riscontro elettorale? Questo è sbagliato. E perciò noi dobbiamo combattere quelle mafie di quelle associazioni sportive che vivono dentro le scuole semplicemente per un fatto elettoralistico. Grazie Presidente. Allora, non c'ho nessun'altra... Consigliere Tutino, prego. Poi non ci sono altri interventi, mi sembra. Dove sta? Prego, consigliere Tutino. Grazie Presidente, assessori. Questo bando arriva dopo un lavoro estremamente intenso che si era fatto per tentare di arrivare al nuovo regolamento, un nuovo regolamento che negli auspici sia della Commissione e sia diciamo di tutti i tentativi fatti a livello istituzionale doveva portare ad un potenziamento del ruolo dei municipi e quindi anche degli introiti dei municipi e anche ad un innalzamento delle quote corrisposte dalle associazioni che sono oggettivamente troppo basse e questo per il semplice fatto chiaramente non è un difetto delle associazioni ma un difetto delle istituzioni che nel frattempo non hanno provveduto ad aggiornarle. Questo chiaramente provoca una sperequazione di mercato per cui stare all'interno di palestre municipali pagando pochi spiccioli con tutto che si trova si tratta di associazioni importanti e meritorie spesso. Come spesso invece si tratta di associazioni che abbiamo visto proprio per il tempo che passa, per le amicizie politiche o altro, diciamo che si trovano a subappaltare gli spazi, si trovano ad avere diciamo comportamenti scorretti, tutte cose che avevamo visto vanno sanate attraverso un nuovo regolamento che diciamo faccia pulizia di tutto ciò. E il nuovo regolamento non è arrivato, quindi andiamo a deliberare su dei criteri di bando che si sta spegnendo. Ecco. Su dei criteri di bando che ci consentano e con l'avallo dell'ufficio scuole ci consentano di non appena arriverà il nuovo regolamento di aggiornare le quote perché altrimenti andremo a danneggiare l'erario e andremo a creare un problema per il municipio, un problema per il comune e andremo ad avvantaggiare ingiustamente per 3 anni consecutivi delle associazioni che molte delle quali finora sono state avvantaggiate dalle proroghe ininterrotte. Quindi gli aspetti positivi di questa delibera sono essenzialmente questi. Uno, anzitutto che si torna a bando. Due, che si propone la possibilità di aggiornare le tariffe appena c'è il nuovo regolamento. E tre, chiaramente che si tenta di favorire l'ingresso di nuovi soggetti, visto che i vecchi soggetti non avranno assolutamente demeritato e non è certo un demerito essere un vecchio soggetto, ma è un demerito dell'istituzione non aver rimesso a bando per 12 anni tutto ciò e dunque l'anzianità a questo punto non diventa più di per sé un merito, ma diventa, diciamo, parte del problema. Quindi giustamente il Presidente di Commissione e la Commissione hanno ritenuto di favorire soprattutto attraverso i punteggi i nuovi accessi da parte delle associazioni. Questi 3 aspetti sono i più importanti della delibera, chiaramente essendo questi aspetti molto importanti mi ritrovo ad esprimere rispetto all'emendamento paventato, ovvero l'emendamento che consentisse alle associazioni di continuare per 3 anni a pagare una cifra irrisoria laddove appunto sappiamo anche come è stato detto nell'intervento precedente dal consigliere che molti vanno a chiedere i voti alle associazioni sportive, come ha detto il consigliere, personalmente
cioè, non sono state parole mie, sono state parole del consigliere che mi ha preceduto, ecco, andargli a fare sconti perché gli chiedi voti, insomma, non è proprio, no? Allora, ecco, questo emendamento spero che l'Aula avrà il buon senso di dire che è un emendamento che non funziona e che abbiamo il dovere di garantire al comune le giuste entrate e al mercato il giusto livello di concorrenza tra chi è dentro le palestre e chi è fuori dalle palestre. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Allora. Grazie. Allora, grazie Presidente, mi premeva intervenire su questa delibera, perché probabilmente c'è un, non so se si è percepito, ma c'è un grosso lavoro politico dietro, e per una volta, siccome le istituzioni fanno politica, dovrebbero fare politica e quindi trasferire nel territorio quello che poi è il risultato di una sintesi e di un lavoro effettuato, mi sembra doveroso da parte mia, ma penso che anche altri consiglieri condividano, raccontare un attimino qual è stato il risultato politico di questo, di questa delibera. Perché? Perché è un lavoro che è iniziato più di 10 mesi fa. Nella commissione competente ci siamo riuniti perché bisognava, insieme alla collaborazione dell'assessore, che è stato presente in quasi tutte le riunioni di commissione, perché si doveva preparare appunto il nuovo regolamento. Dovevamo comunque capire quali potessero essere i criteri da dover adottare rispetto alla 263, che è quella che oggi regola questo bando, capire come si potevano modificare, capire come si poteva intervenire di fronte alla questione che noi avevamo sul territorio rispetto ai dirigenti scolastici, perché stiamo parlando di palestre che sono dentro le scuole, non è che parliamo di impianti esterni alle strutture scolastiche, parliamo di palestre che sono interne, che vengono utilizzate alle scuole. Per cui il problema grosso che avevamo innanzitutto è che erano appunto più di 8-9 anni che non si faceva più il bando e si andava sempre in proroga, e quindi però capire che come potevi venire incontro alle richieste dei dirigenti che negli ultimi anni si sono sempre lamentati perché non avevano la possibilità di gestire direttamente, non potevano intervenire presso le associazioni per dire se andavano bene o andavano male, non potevano comunque segnalare il fatto di dire no, questa situazione non si comporta bene, per cui io lo scrivo, perché non avevano questo tipo di competenza, non avevano la disponibilità neanche di quei pochi centesimi o diciamo qualche euro che si incassava, che l'amministrazione incassava, non ce l'avevano nella loro disponibilità per poterla utilizzare per le piccole manutenzioni. Allora questo municipio, la commissione competente si è messa al lavoro, dice beh, possiamo dare il nostro contributo finalmente, e abbiamo detto possiamo fare questo, non è solo l'esperienza che può fare la differenza, è anche il progetto, dall'altra parte è più facile ridere, poi dopo succede che poi dopo vengo pure io, faccio una risata, e è normale che non è solo l'esperienza ma anche il progetto, diamo lo stessa importanza a un bel progetto all'esperienza, cambiamo alcuni criteri, diamo la disponibilità di poter utilizzare dei soldi che entrano per piccole manutenzioni, così saremo diciamo, più accettati dai dirigenti e può darsi che ci danno più ore per fare le attività territoriali. Bene, poi a un certo punto questo lavoro si è fermato, ma non per nostra incapacità, si è fermato perché l'amministrazione comunale, e non è solo quella Marino, ma anche prima quella Alemanno e anche gli ultimi 2 anni di Vertroni, non ha fatto mai il nuovo regolamento. Diciamo, allora che significa? Che il nuovo regolamento è quello che governa poi il bando, i criteri del bando. Va bene? Allora abbiamo passato del tempo, siamo arrivati con l'acqua alla gola e dice beh, dobbiamo comunque fare qualcosa, dobbiamo utilizzare A263. Bene, A263 significa utilizzare qualcosa per non cambiare nulla, cioè un anno di lavoro per non cambiare nulla.
Allora era uscito fuori pure che qualcuno diceva, diciamo, di addetti ai lavori, qualche consigliere, dice, beh, ma facciamo un altro anno di proroga. Eh no, le proroghe non si vanno più fa perché Isabella ha detto che le proroghe non si vanno più fa. Ok? Bene. Allora facciamo un bando di un anno. Eh no, e che se mettiamo a fare un bando di un anno? Perché la proroga di un anno, un bando di un anno? Perché sempre, nelle more o nelle bionde, fate come volete, che comunque si potesse fare questo nuovo regolamento, perché sta lì lì, si diceva, no? Sta nell'aria, c'è il sentore, mo lo tirano fuori, e allora non è che ci andiamo a dare al sappo sui piedi e facciamo un bando per 3 anni, non vogliamo fare la proroga di un anno? Ne facciamo una ufficiale di 3, perché utilizziamo sempre lo stesso meccanismo, non cambia nulla. Bene, diventa talmente deludente per chi sta qui dentro che non può dire la sua, non può dire, non può partecipare, tanto già non contiamo nulla, perché boh, ricordo, qualcuno si è dimenticato e qua io ricordo, però quando possiamo dire la nostra, cavolo, no? Ce la facciamo sfuggire, ma non possiamo perché comunque è governata da una delibera comunale. Bene, ci mettiamo a lavorare su quello che c'è, e su quello che c'è non era facile tramutare o dare, capito, risultato di poter far capire che noi abbiamo lavorato un anno per il bene del territorio, per il bene delle associazioni che danno un servizio al territorio. Come facevamo a tirar fuori questo ragionamento? Bisognava modificare nei criteri decrescenti nei quali siamo obbligati, bisognava comunque modificare all'interno questi criteri, dargli un punteggio diverso, invece che 100 a uno e 0 all'altro. Abbiamo cercato di ridurre il gap, abbiamo cercato di mettere dentro le nuove associazioni costituite almeno da 2 anni, che potessero comunque dire, va bene, io prendo qualche punto, se no sono sempre perdente rispetto ai mostri che per 15 anni hanno lavorato su questo territorio. Abbiamo cercato di dire, bene, ma noi volevamo che se ci fosse stato il nuovo regolamento si potesse comunque aggiornare, condizionare, modificare le attuali condizioni. Dice, vabbè, ma tanto non lo fanno. Ok, voi infatti l'unica cosa che dovete fare, ve lo suggerisco, di dire a Marino o a Masini non fare il regolamento nuovo, sennò dopo sono problemi, ma non è difficile perché non lo farà comunque. Quindi il discorso è questo, cioè non si può fare più di tanto. Allora abbiamo cercato di difendere questo lavoro con l'ultima situazione, che significava che dovevamo comunque aggiornare, eventualmente fosse stato fatto il nuovo regolamento, perlomeno le concessioni, perché le concessioni comunque, se sono migliorative per l'amministrazione comunale, è giusto che sono migliorative anche per il municipio, e se cambiano i capitoli di spesa è normale che si potesse intervenire in questo. Bene, sembrava una banalità, ma mi rendo conto adesso, appena sono entrato in ritardo e mi scuso, ma ho ricevuto subito un emendamento in questo senso contrario, nel senso che pensavo che la cosa fosse finita in commissione, ma vedo che io ammiro una cosa del centro-sinistra, l'ho sempre ammirato rispetto ai miei colleghi del centro-destra, che so così, e questa è una cosa bella, perché non li butti giù. Loro fino all'ultimo centesimo secondo di possibilità ci provano, modificando la parola integrare o modificare le concessioni in essere. Beh, voglio dire, è soppressivo, certo, quindi leviamo proprio, lo leviamo proprio, certo. No, no, ma avevo insomma evitato di dire soppressivo, perché era talmente evidente che più di soppresso di così sta cosa non può essere, però... Il discorso era questo, cioè cercare di dare quel segnale di politica, un segnale politico, perché la nostra dirigente sensibilizzata ha detto è un passaggio politico, non è che voi potete farlo con questo diciamo paragrafo o no, non cambia, è un passaggio politico. Dire noi ci abbiamo messo del nostro, noi abbiamo fatto comunque quello che potevamo fare, noi dopo un anno di lavoro vogliamo comunque dire quello che era giusto, però alla fine non vedo come si possa andare in senso contrario. Però grazie Presidente di avermi fatto intervenire anche in un... No, ma lo lascio. Regalo 20 secondi, perché mi riservo di intervenire dopo. Do scappate. Però questo dico, sarei curioso di capire come si può
argomentare in modo differente questo lavoro fatto con coscienza. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, non so se a chiusura della discussione l'assessore voleva... È possibile? No, l'assessore non vuole... No, prego. Volevo rispondere brevemente al consigliere Stritano quando diceva della possibilità delle ATI per la proposta riguardo alle palestre, per la fruibilità dello sport. In realtà le associazioni sportive non fanno domande in ATI per i centri sportivi municipali. Questo sarebbe interessante invece sullo sviluppo dell'impiantistica sportiva, perché all'interno delle impiantistiche sportive l'unico concessionario, rispondo a chi c'è e chi è interessato, in realtà all'interno di una concessione di un impianto sarebbe più interessante gestirla a più mani. Perché? Perché le attività sportive sarebbero variegate e a quel punto sarebbe possibile. In una concessione in cui di solito si presenta un'attività sportiva e per un orario che, come abbiamo visto in conferenza dei servizi, sì, gli orari sono mantenuti, però in qualche caso comunque le scuole hanno ridimensionato molto l'orario scolastico, per cui io non credo che sia fattibile. Per quanto riguarda invece tutto il resto, ritengo che il lavoro che noi abbiamo fatto è un lavoro che comunque si è mantenuto all'interno della 263, per rispondere al consigliere Giuliano. Credo che invece c'è tanti elementi che sono stati portati, perché quello che è stato inserito nel criterio 4, le proposte di modifiche e di miglioramento con l'approvazione della commissione tecnica, è qualcosa che era inserito anche nel nuovo regolamento. Quindi noi siamo andati nell'orientamento del nuovo regolamento, modificando sostanzialmente nella modifica quella che è il centro costi, non è quello del municipio ma resterà quello del comune. La variazione, perché continua a insistere sulla variazione? Perché la variazione, laddove insiste un nuovo regolamento e il nuovo regolamento è retrattivo, noi saremo obbligati ad attivare le procedure, per cui io credo che a norma di legge sarei per quella linea quando il regolamento verrà approvato. Può essere inserita all'interno del nuovo regolamento una clausola che tutti i bandi di gara devono adeguarsi alla nuova normativa vigente. Questo è normalmente quello che accade nella giurisdizione, penso, però poi se necessita di ulteriori indagini. Grazie. Allora, passiamo adesso alla presentazione dell'emendamento. Chi è che presenta tra i firmatari dell'emendamento? Consigliere Ciancio, prego. 5 minuti. Me la dai, che libero un attimo, scusa. No, grazie. Grazie Presidente. Ma la situazione è semplice, per dire la verità, molto semplice. Magari ci siamo incartati pensando di fare bene, ma io sono convintissimo che tutti cercavamo di lavorare nell'interesse generale. Perché mettendo quella clausola allora dobbiamo cambiare tutto. Se il regolamento poi fisserà delle cose diverse, dove ci saranno le aule multimediali, dove ci saranno le palestre, cambierà tutto, che ci dovremmo adeguare a tutto? Allora io ritengo questo, ritengo che buon senso, e giustamente l'assessore l'ha detto 2 minuti fa, è giusto cassare questo pezzettino. Noi abbiamo avuto il conforto anche degli uffici, dice è ininfluente. Questa era una cautela, perché qualcuno pensa che noi non possiamo avere soldi o fondi in più se cambia il regolamento. Ammazza se possiamo averle. Consigliere Tudino, io la tranquillizzo, perché l'articolo 7 della 6.2.3 dice che annualmente il comune deve stabilire le tariffe nuove e ti deve adeguare, sia per i bambini, per i piccoli utenti, ma sia per le associazioni. Quindi non è che è questo avviso che fissa i parametri di quanto si paga, è ben altro. Quindi io voglio tranquillizzare Tutino, voglio tranquillizzare i consiglieri, che naturalmente in commissione, non appena è arrivata la proposta in commissione scuola, il primo a dire di no per tutto il resto, per quello che abbiamo passato un anno, perché c'è stato un anno di litigi rispetto a questa azione che abbiamo fatto, sono stato io. Però buon senso vuole che vado a guardarmi nelle carte, nelle pieghe delle carte, che l'assessore ha ragione.
L'assessore ha ragione, perché il dirigente ha detto bene, come fanno tutti i dirigenti, quando il parere non è vincolante, ha detto per me è ininfluente metterlo e non metterlo. Allora, c'è cortesia, prego, consigliere Ciancio. È una scelta politica importante questa, perché noi vorremmo che restasse agli atti il fatto che noi non metteremo mai qualcosa che possa inficiare o un avviso pubblico che dopo 12 anni finalmente traghetta in un suo spazio di democrazia in questo pezzo di città. D'accordo? Quindi io non voglio che rimane, io e il PD tutto vuole, e se ci saranno distingui naturalmente ognuno se ne assume le responsabilità, non ci possono essere spiragli di qualcuno invalida l'avviso pubblico perché noi mettiamo una clausola non contemplata nella delibera 263. Ecco perché è fondamentale questo passaggio, lo ripeto con molta attenzione, perché io mi sono appuntato tutti gli articoli, tutte le cose che vanno nella direzione che vi sto suggerendo, cioè ci sarà un disciplinare d'incarico, cioè il famoso contratto, ma non è che qualcuno può aggiungere qualcosa, perché è obbligato, è fisso, fa parte integrante della presente delibera, quindi non è che una mattina presto gli mette un altro articolo. La convenzione urbanistica è quella e sarà quella, perché sono quelli gli articoli. Quindi il disciplinare che firmerà l'associazione sarà quello e sarà obbligatoriamente fisso per questa determina, per questa delibera. In corso d'opera, se noi vogliamo aumentare i costi alle associazioni e ai piccoli utenti, dovremo fare un'altra delibera, a parte la fa il Campidoglio annualmente, e se non la fa rimangono tali. Il costo di quanto paga un'associazione non è legato alla 263, è legato a una delibera diversa, con un numero diverso, che il Campidoglio fa di volta in volta e li fa affiggere in tutti i centri sportivi municipali. Io non devo dire nulla, vorrei solamente che, se vogliamo fare due minuti di sommaria discussione velocemente, altrimenti votiamo l'emendamento, l'importante è che resta evidentemente un segno di questo nostro punto su cui volevamo porre l'attenzione. Grazie consigliere. Grazie consigliere Ciancio, ricordo a tutti che sugli emendamenti è previsto un intervento per gruppo, sia nella, diciamo, durante la discussione. Bene, allora l'assessore voleva esprimere il parere sull'emendamento. Prego, assessore. No, io ho già espresso, penso, sia in commissione che precedentemente, ho espresso un parere negativo, perché ritengo che al di là del presupposto per cui probabilmente le palestre hanno un costo che non è né eccessivo e né difficile da mantenere, però ritengo anche che la fruibilità, per cui l'idea per cui è nato il regolamento delle palestre di attività sportiva municipale, era quello di garantire la fruibilità dello sport per tutti, questo come premessa generale. Dopodiché credo che giuridicamente questo tipo di inserimento crea confusione all'interno di una domanda d'avviso pubblico, cioè secondo me l'idea di poter avere una modifica, un'integrazione della non quantificabile dal punto di vista economico, è un criterio che potrebbe lasciare spazio ad essere impugnata dal punto di vista del ricorso. Questa è una mia interpretazione, io l'ho ripetuta in commissione, credo che noi nel momento in cui abbiamo un regolamento capitolino nuovo siamo in qualche modo, saremo in grado di capire se in quei termini il dirigente può mettere in atto l'integrazione della componente economica, considerando che è un altro bando di gara. Quindi io credo che tutto sommato, anche al di là di questo, anche se nell'inserimento del regolamento, noi dovremmo finire la gara d'appalto e poi la gara, insomma, in qualche modo l'avviso pubblico, e riandare nel 2018 poi col nuovo regolamento. Questo è quello che succede normalmente dal punto di vista giuridico. Questo è il mio pensiero. Grazie. Allora, apriamo la discussione sull'emendamento, ripeto, consigliere per gruppo. Chi vuole intervenire? Fratelli d'Italia, consigliere Giuliano, prego. Allora, per quanto riguarda l'emendamento, mi lascia sempre più perplesso l'intervento fatto poc'anzi,
in relazione insomma alla volontà di poter dare un contributo, no? Quindi si intuisce o si capisce o è evidente che è un'indicazione politica, perché il fatto che gli uffici abbiano detto è giusto lasciarlo oppure potrebbe anche essere giusto non metterlo, significa che è valido in tutti e due i casi, ma comunque la scelta è politica. Quindi anche il fatto di dire che credo che questo diciamo che questa dicitura possa creare confusione, che le parole che ha usato l'assessore me lasciano un po' così, me lasciano in modo un po' interdetto, perché credo è, cioè il voce del verbo credere non è certezza, quindi a me che uno mi dice crede, io penso forse ci sarà un problema, deve essere suffragato da parti amministrative, perché sennò stiamo sempre con il se e con il ma, e con il se e con il ma ci si creano, no? Si fanno le città, poi bisogna dire se vengono. Quindi il fatto di fare confusione è relativo, caro assessore. Il fatto invece di mettere questa dicitura che è supportata dal discorso, diciamo, degli uffici, è normale che ha un suo senso, perché è stato anche detto, caro vicepresidente del municipio, è stato anche detto, allora perché non mettiamo nulla, ma se viene approvato una nuova delibera dalla parte dell'amministrazione comunale, no? Vedi se come è attento il suo consigliere, per cortesia, se, però lo uso pure io, se può usare, no? Allora se viene approvato, allora nel momento in cui può essere retroattivo, può essere non retroattivo, si annulla questo, se fa quello nuovo. Dove sei arrivato, metti il punto, si farà fra un anno, si ferma questo bando, si farà fra due, si ferma, si fa fra tre, è passato e sarà qua no. Perché non si mette questa dicitura allora? Perché non si può fare, qualcuno dice. Che vuol dire non si può fare? Dove sta scritto che non si può fare? Cioè, a scanso di equivoci, cambiare tutto per non cambiare nulla, ok? Io preferisco questa. Perché se l'amministrazione centrale non cambia, noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Ma se l'amministrazione cambia, ci si adegua. No, questo non si può mettere. Allora eravamo arrivati a miti consigli nel mettere almeno l'adeguamento delle tariffe. Se consigliere Giuliano, delle cose. Tempo è finito. Vuole che la sostituisca. Grazie, abbiamo capito benissimo. Vuole che venga al suo posto, no? Potrebbe essere un'idea. Può essere un'idea, così la faccio riposare. Potrebbe essere un'idea. Voglio dire, però questo altri, ci deve rispondere chi di dovere, ok? Grazie. Altri gruppi? Gruppo misto, Federica Lenci. Grazie Presidente. Ma il fatto è che presumo che se noi avessimo accettato così tanto la 263, forse l'avremmo fatto subito il bando quando ci siamo insediati. Invece abbiamo cercato di aspettare, perché aspettavamo un regolamento, perché ritenevamo che questa 263 avesse delle pecche. Quindi praticamente abbiamo aspettato, purtroppo non è arrivato, ribadisco, abbiamo cercato di mettere il nostro per quanto possibile, e quindi io continuo a portare avanti la mia idea, penso che sia corretto portare avanti questo discorso, grazie. Allora, altri gruppi su questo emendamento? Passiamo al voto. Allora, lista civica Marino, consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, la lista civica è contraria all'emendamento perché è un emendamento che che rischia di far perdere molti soldi al Comune e soprattutto rischia di danneggiare un lavoro che è stato fatto, che andava verso il nuovo regolamento, mentre quel dispositivo che si vuole andare a cancellare è veramente un'apertura verso il nuovo regolamento. Come è stato detto qui in aula, capisco che è stato detto, non da me, che si vanno a chiedere i voti alle associazioni sportive, ma proprio per questo non dobbiamo fargli sconti, perché altrimenti qualcuno potrebbe pensare che gli facciamo gli sconti perché gli andiamo a chiedere i voti, ma siccome non lo facciamo, allora
la lista civica è contraria all'emendamento abrogativo perché i prezzi possano essere aggiornati appena entra in vigore il nuovo regolamento. Grazie. Altri gruppi? Gruppo SEL, consigliere Benassi. Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, il ragionamento che porta il gruppo di Sinistra Ecologia Libertà a votare in maniera contraria all'emendamento è il seguente, cioè pur avendo ascoltato tutte le considerazioni fatte, trovando alcune anche di buon senso, però a noi sembra che il fatto che ci sia la possibilità che un nuovo regolamento possa adeguare successivamente le tariffe sia comunque un elemento che renda, diciamo, più sensato il bando, più vero, perché nel caso in cui non ci fosse il mancato adeguamento, crediamo che più che un bando potrebbe poi risultare alla fine di fatto una proroga triennale per i concessionari. Ecco per cui ecco perché votiamo in maniera contraria a questo emendamento. Grazie. Altri gruppi? Allora, andiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Gruppo PD? No, volevo chiedere, siccome non ho avuto la possibilità, perché il regolamento non lo consente, di effettuare l'intervento perché è previsto uno per gruppo, volevo intervenire in dichiarazione di voto, ma se non la fanno... In difformità al gruppo PD. Grazie Presidente. Ma cercherò di essere il più sintetico possibile perché non credo che abbiamo... che ho a disposizione pochi minuti. Io ho sentito tutte quante le motivazioni che sono state... l'ho capito. Orbità. Il gruppo PD ne ha dichiarato... Scusate, per cortesia. La dichiarazione di voto del gruppo PD non c'è stata, quindi come si può esprimere in difformità? Scusate, consigliere Giuliano, il Presidente lo faccio io. Scusate. Allora, gruppo PD, esprime una valutazione su questo emendamento, dichiarazione di voto. Allora, però ci può essere dichiarazione di voto. Allora, non c'è dichiarazione di voto del gruppo PD, consigliere Paolo faccia la sua dichiarazione personale, non per il gruppo PD. Personale, sì, grazie. Permesso che sono dispiaciuto insomma di questa piccola impasse per il lavoro che è stato fatto finora, io volevo fare alcune precisazioni proprio a salvaguardia di questi mesi di intensi insomma che ci hanno visti cercare soluzioni che potessero rendere la delibera, ma in particolare questo strumento che diamo al nostro territorio, il più trasparente possibile e il più aderente a quello che è un principio che per me è ineludibile del preminente interesse pubblico di ciò che facciamo. Prima i colleghi dicevano le tariffe vengono aggiornate con apposita deliberazione, è vero, ma vengono aggiornate secondo i coefficienti Istat, per cui è un aggiornamento che segue un altro tipo di canale. Noi stiamo parlando invece delle tariffe che le associazioni sono tenute a dare per avere la gestione degli impianti sportivi. In riferimento alle perplessità che sono state poi avanzate sulla presunta illegittimità di questa clausola, che peraltro non è certificata dagli uffici che hanno espresso loro parere favorevole sia con la dottoressa Giannoni che con il direttore del municipio, io voglio fare due esempi. Il primo della vita civile, della vita normale di tutti noi quando stipuliamo un'assicurazione o un contratto con la banca,
riceviamo sovente la comunicazione di nuove clausole contrattuali unilaterali, ovvero la società ci dice: io ho cambiato le mie condizioni, se ti sta bene entro 30 giorni va bene, altrimenti è la possibilità di recedere al contratto. Questo perché quando noi firmiamo tutte quelle clausole piccolette, c'ha un minuto, consigliere Poli, 30 secondi. In commissione congiunta ho presentato un esempio che perviene dal Dipartimento Ambiente, voglio dire, forse il dipartimento più su cui si è focalizzato. Dipartimento Ambiente, vorrei che per cortesia che l'assessore Natale assessore, il Dipartimento Ambiente ha emanato un regolamento che disciplina i corsi di giardinaggio, dicendo che chi vuole partecipare e vuole frequentare il corso deve pagare 100 euro entro il 15 di giugno. Lo stesso regolamento dice: a seguito dell'assestamento di bilancio da parte dell'amministrazione, la quota di iscrizione potrà essere soggetta a revisione. Allora, l'illegittimità dov'è? Qui parliamo di 100 euro, un corso di giardinaggio, dove, voglio dire, sembra che il Dipartimento abbia fatto di tutto e di più, eppure sono così accorti nell'avviso prevedere una clausola di salvaguardia del preminente interesse pubblico e quello dell'amministrazione. Quindi, se questo è un segnale politico che vogliamo dare, ritengo che debba essere nel senso di mantenere la clausola. Grazie. Grazie. Allora, passiamo alla votazione. Allora, stiamo votando l'emendamento. Bene? Chi è favorevole all'emendamento soppressivo? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuna stella. La buona politica. Scusate, non siete in grado di governare. 7 favorevoli. Allora, 7 voti a favore, 14 contrari, all'emendamento e non è approvato. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto sulla delibera complessiva. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Scusate, per cortesia. Stanno contando, per cortesia. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità.